Ok, quindi ragazzi, io direi che siamo pronti per iniziare. Quindi l'argomento di oggi è funzioni e parametri, cioè tutti quegli esercizi che vi dicono trova A, B e C in modo che puntini puntini. Quindi andiamo a vedere diversi casi. Innanzitutto perché voglio parlare di questo argomento? Perché voi quando farete la maturità, ok, molto importante, avrete un problema. Il problema è fatto da diversi livelli. Normalmente il problema comincia con la fase numero 1, ok? Il problema, la parte 1, è trova proprio A, B e C, oppure trova A e B, cioè ci sono da trovare dei parametri. Poi ci sono altri due punti, normalmente il punto 2 e il punto 3, in cui si fa lo studio della funzione f di x, e poi c'è una parte 4 che normalmente è dedicata a integrali, quindi lo studio dell'area, dei volumi e quant'altro. Ok, noi oggi ci occupiamo di questa prima parte qua, che serve a sbloccare il problema. Quindi faremo proprio degli esempi pratici e costruiremo tutta una serie di case. Partiamo con il caso più semplice di tutti, quindi partiamo con questo problema. Quindi trova il valore di A appartenente ai numeri reali, quindi significa che A può essere un numero qualsiasi, in modo che la nostra funzione f di x uguale ad a volte il logaritmo naturale di x più 2x passi per il punto, chiamiamolo P, di coordinate, mettiamo E punto e virgola 3. Ok? Vediamo un po' se qualcuno di voi, nel frattempo, grazie mille per il regalo, ragazzi, veramente grazie mille. Chi di voi vuole può mandare un regalo, quindi può supportare il lavoro che sto facendo mandando dei regalini, ragazzi, sono veramente, veramente ben accetti. Quindi cerchiamo di raggiungere tutti gli obiettivi previsti. Allora, vediamo un pochino se qualcuno di voi ha un po' idea di come sbloccare. Oh, grazie mille, inviato il cuore con le dita. Ragazzi, abbiamo l'obiettivo di 10 cuori con le dita. Quindi ringrazio Claudio per il cuore con le dita e per il lobami. Un bacio, Claudio. Allora, in un problema come questo, dobbiamo fare riferimento alla parola chiave che è questo: passare. La nostra funzione passa su un punto. Un punto è fatto da una x e da una y. Bravissima Noemi, sostituisco la x e la y del punto. Perfetto, quindi scriviamolo in matematichese. Siccome devo trovare A, A è un parametro, quindi ho un parametro. Per trovare un parametro devo creare una equazione. L'equazione che vado a scrivere è la seguente: f calcolata in x di p deve essere uguale ad y di p. Quindi la parola passa tutte le volte mi permette di scrivere questa equazione. Come ha detto Noemi, questa equazione consiste nel prendere le coordinate del punto e metterle dentro la funzione. Quindi, al posto di questa x e al posto di questa x, ci devo andare a mettere la x del punto, quindi la e. Allora vediamo un po' come diventa il nostro esercizio. Diventa A per il logaritmo naturale di E più 2 volte E. Questo deve essere uguale ad f di x. Beh, la f di x sarebbe la y della funzione, quindi deve essere uguale a 3. E metteremo 3. Ok, adesso andiamo un pochino a svolgere. Il logaritmo naturale di E fa 1, quindi questo diventa A per 1 che fa più 2E uguale 3. Bene, adesso prendo questo oggetto, lo porto a destra e lasciamola da sola. Quindi la nostra A vale 3
meno 2e. Allora, questa roba, ragazzi, normalmente non si calcola e non la dovete calcolare. Queste cose strane le lasciate così come sono. Qual è però l'abitudine che devo prendere? L'abitudine è prendere questi numeri e andarli a rimettere all'interno della funzione. Quindi la nostra f di x deve essere uguale ad a. Ad a era questo, vedete? Al posto di a ci metto questo numero, quindi aperta tonda 3 meno 2e, che moltiplica tutto il resto della funzione, quindi moltiplica il logaritmo e poi accanto si aggiunge più 2x. Fine del gioco. Quindi ho trovato quanto vale il parametro a, nel caso in cui la funzione passa per un punto, e questo è tutto molto molto semplice. Ok, passiamo allo step numero 2, un pochino più delicato. Ci dicono, trova il parametro a in modo che, la funzione f di x uguale, mettiamo a x alla terza più 2x meno 1 abbia in x uguale 2 un punto di. E qui ci potrebbero essere tre possibilità, ragazzi. Allora, potrebbero dire un punto di massimo. Vi potrebbero dire un punto di minimo, oppure vi potrebbero dire un estremante. Questa è un po' più rara. Estremante. Ok. Benissimo. Vediamo un po' voi, se qualcuno di voi sa come sbloccare questa situazione. Quindi dobbiamo trovare il valore a, quindi il nostro obiettivo è capire al posto di questa a qua in arancione che numero ci devo mettere in modo tale che questa funzione in x uguale 2 abbia un punto di massimo, minimo o estremante, uno di questi. Allora, vediamo un po' se qualcuno ha qualche idea. Se invece non avete idea, qui la cosa importante è ricordare questa cosa. I punti di massimo, minimo e i punti estremanti in generale sono punti stazionari. Quindi, se questo numero qua lo chiamiamo x0, io devo ragionare come prima. Allora, ho un parametro, cioè la a. Io devo trovare quanto vale la a. La a è un parametro. Se ho un parametro mi serve un'equazione. Noemi Sarno, svolgo la derivata prima, esattamente, e la pongo maggiore di 0. Quindi scriviamolo con un'equazione questa roba. Prendo f' calcolato nel punto x0, questa roba deve fare 0. Ok, quindi abbiamo scritto una sorta di formuletta che risolve tutti i problemi di questo tipo. Quindi la prima cosa da fare è trovare la derivata in generale, f' di x uguale. Vado a fare la derivata di questa roba. Allora, la derivata di x alla terza è 3ax alla seconda. La derivata di 2x è 2. Ok, adesso devo fare f' di x0. Quindi devo fare f', il mio x0 abbiamo detto vale 2. Quindi andiamo a mettere questo 2 al posto della x. Quindi qua ci vado a mettere 2, 2 alla seconda fa 4 e 4 per 3 fa 12. Quindi mi viene che 12a più 2 deve essere uguale, vedete? Qui c'è scritto deve essere uguale a 0, quindi vado a mettere lo 0. Andiamo adesso a risolvere questa equazione facile facile. Porto il 2 di là e divido per 12, quindi abbiamo che a è uguale a meno 2 su 12. Semplifico e questo diventa meno un sesto. Lorenzo, con punto estremante spesso si indicano proprio i massimi e i minimi, ok? È una dicitura un po' strana, però mi stavo guardando un po' gli esami di maturità degli anni passati e di tanto in tanto è uscita questo modo di dire. Un punto estremante della funzione è anche un punto di massimo e minimo, ok? Rientra nella categoria dei punti di massimo e minimo.
Ok, sarebbe stato più onesto chiamarlo punto critico, punto stazionario, no? Come si fa anche all'università, o semplicemente massimi e minimi, poi che siano assoluti, relativi, quello ci interessa poco. Allora, abbiamo trovato il nostro valore a, che dobbiamo fare? Prendo questo valore e lo vado a sostituire nella funzione di partenza. Quindi, siamo pronti a dire che la nostra funzione f di x è uguale a, al posto della lettera a che vedete in arancione, ci vado a mettere il suo valore. Quindi sarà meno un sesto, l'ho rimesso sempre in arancione, e poi ci andiamo a scrivere tutto il resto. Quindi x alla terza più 2x più 1. Bene, e abbiamo finito anche questa categoria. Quindi queste che abbiamo visto, passaggio per un punto e punto di massimo minimo, sono due condizioni che capitano molto frequentemente. Ok. Dopo massimi e minimi possiamo vedere quest'altra categoria. Trova A in modo che f di x uguale, facciamo una funzione diversa stavolta, e elevato alla x più a meno x alla seconda, sia questa, trova in modo che questa funzione abbia in x uguale 1 un punto di flesso. Quindi, prima avevamo massimi e minimi, quindi derivata prima uguale a 0. Sì, esatto, Lorenzo, per punto estremante si intende un punto critico. Esattamente. Ok, stavolta abbiamo la questione del punto di flesso. Vediamo un po' se qualcuno mi suggerisce qualche cosa. Grazie mille anche a Ghia1 che mi ha inviato un cuore con le dita. Ragazzi, vi ringrazio per il supporto. So che non siamo tantissimi perché questa è una live un po' tecnica, per i ragazzi devono affrontare la maturità. Quindi, chi vuole ovviamente può supportare il lavoro che stiamo facendo qua. Allora, qui la parola chiave è punto di flesso. Il punto di flesso lo gestiamo con la derivata seconda. Quindi il ragionamento è lo stesso di prima. Un parametro, cioè A, quindi devo trovare A, quindi mi serve un'equazione. Ok, con il punto di flesso deve studiare il segno della derivata prima. No, non è necessario studiare il segno della derivata prima, Noemi. Possiamo fare una cosa molto semplice, perché i punti di flesso, ovviamente non flessi a tangente verticale, quindi non cose strane. Un normalissimo punto di flesso è un punto che annulla la derivata seconda. Quindi noi scriveremo questa cosa. Questa equazione sarà: prendo la derivata seconda nel punto, questo qua, generalizziamolo, chiamiamolo x0. Questa roba fa sempre 0. Ok? Quindi questa è la formuletta che dobbiamo utilizzare per sbloccare questi tipi di problemi. Allora, cominciamo a fare la derivata prima. La derivata prima di questa roba è molto facile, che la derivata dell'esponenziale rimane sempre uguale, pur essendo una funzione composta, mi rimane e elevato alla x più a. Ora che cosa dovrei fare? Dovrei fare anche la derivata di x più a. La derivata di x fa 1, quindi dovrei mettere per 1. La derivata di h, che è una costante, fa 0. Ora questo per 1 me lo fate togliere perché è brutto come la morte. E poi vado a fare meno la derivata di x quadro, che è 2x. Bene, non sono ancora contento, quindi vado a fare la derivata seconda. Quindi la derivata dell'esponenziale rimane sempre uguale. La derivata di 2x fa meno 2. A questo punto io devo fare, come abbiamo scritto lassù in viola, f secondo calcolato in questo punto, che adesso sto facendo in rosso, in 1, eccolo là, questo valore deve dare 0. Quindi f secondo di 1 significa prendiamo 1 e andiamolo a mettere al posto della x. Quindi questo diventa e alla 1 più a meno
meno 2 deve fare 0. Ora, siccome questa è un'equazione esponenziale, separiamo l'esponenziale dal 2, quindi abbiamo che e elevato alla 1 più a deve essere uguale a 2. Adesso io devo fare in modo di distruggere l'esponenziale. Per distruggere l'esponenziale andiamo a mettere un bel logaritmo naturale da entrambe le parti. Tiè, mamma mia che crema. Che cosa fa il logaritmo naturale? Siccome è l'operazione contraria dell'esponenziale, mettiamola in modo molto semplicistico, il logaritmo distrugge l'esponenziale, quindi questo 1 su a cade a terra, quindi mi diventa 1 più a uguale al logaritmo naturale di 2, che ne so. Lo scriviamo, lo lasciamo così, non è che dobbiamo usare la calcolatrice. Porto l'1 dall'altro lato e quindi otteniamo che la nostra a vale logaritmo naturale di 2 meno 1. Quindi, tornando sopra, perché ho finito lo spazio, la nostra funzione, questa qui in arancione, deve essere modificata, cioè al posto di questa a ci posso mettere questo numero che ho appena trovato. È un numero brutto, però ce lo devo mettere. Quindi, vediamo un po' come diventa la funzione. Diventa f di x uguale e elevato alla x più logaritmo naturale di 2 meno 1 e poi c'è meno x quadro. Quindi ho usato il punto di flesso. E punto di flesso. I flessi, ragazzi, sono una questione delicata. Infatti, adesso andiamo a vedere un'altra condizione che riguarda i flessi. Ovviamente, flessi obliqui. Esatto, esattamente, esattamente. Come dice M star, flessi obliqui. Infatti, adesso andiamo a vedere quest'altra condizione. Quindi, trova i valori di A e B. Quindi, stavolta vi do due parametri da trovare, in modo che f di x uguale, facciamo ax alla terza più bx alla seconda più x meno 1, abbia in x uguale 1 un punto di flesso a tangente orizzontale. Quindi stavolta la parola chiave è flesso a tangente orizzontale, cosa che non c'era scritto prima. Quindi vuol dire che questo flesso è un pochino più delicato. Come si gestisce un flesso a tangente orizzontale? Un flesso a tangente orizzontale si gestisce con due condizioni. In effetti, stavolta i numeri da trovare sono due, quindi abbiamo due parametri. Quindi mi servono due equazioni. Se ho due equazioni, ci devo fare un sistema, perché queste equazioni si devono verificare contemporaneamente. Come al solito, chiamiamo questo punto x0 e le due equazioni che dobbiamo imporre saranno derivata prima calcolata nel punto x0 deve fare 0 e la derivata seconda calcolata nel punto x0 deve fare 0. Quindi un punto di flesso a tangente orizzontale annulla sia la derivata prima che la derivata seconda. Ciao Leandro, un saluto. Certo mi ricordo di te, un saluto. Allora, quindi questa volta dobbiamo andare a calcolare queste due derivate, quindi questa è è la formuletta che vi dovrete tenere a mente ogni volta che avete un flesso a tangente orizzontale. Ci servono quindi queste due derivate. Facciamocele qua vicino. Allora, la derivata prima di questa funzione è 3ax alla seconda più 2bx più 1. Poi la derivata seconda, che sarebbe la derivata della derivata, è 6a più 2b. Fine dei giochi. Adesso noi che dobbiamo fare? Al posto della x ci dobbiamo mettere questo 1 che sto evidenziando in arancione, quindi qua ci devo mettere 1, qua
qua ci devo mettere 1. Sul 6A, come vedete, ho dimenticato la x, quindi qua era 6ax, scusate. Bene, anche qua ci devo mettere 1. Ora, fortunatamente, quando io sostituisco l'1 alla x, ciao Mourinho, stiamo facendo ripassone per l'esame di maturità. Grazie mille nel frattempo per la rosa e per il supporto che mi state dando, anche se siamo pochini. Non vi preoccupate, questa live la registrerò e la metterò anche su YouTube. Quindi a partire da domani, massimo dopodomani, potrete trovarla anche su YouTube. Allora, andiamo a mettere, se vado a mettere 1 al posto della x, tutta questa roba ovviamente è facile da calcolare, no? Quindi, la prima equazione, riapro il sistema. La prima equazione diventa 3a. A posto di x ci ho messo 1, 1 alla seconda fa 1, quindi non lo riscrivo. Più 2b più 1 deve essere uguale a 0. Perché uguale a 0? Perché uguale a 0 sta scritto qua. Stessa cosa lo faremo sotto, c'è scritto uguale a 0, quindi diventa 6a più 2b. Deve essere uguale a 0. Ora, lavoriamo subito sull'ultima equazione. Visto che i coefficienti sono pari, divido tutto per 2. Così semplifico. Il 6 diviso 2 diventa 3. Quindi qua sopra ottengo che la nostra b è uguale a meno 3a. Quindi adesso questo meno 3a io me lo vado a mettere al posto della lettera b. Quindi abbiamo 3a. Poi abbiamo il 2, qua sopra ci devo mettere meno 3a. 2 per meno 3 fa meno 6a. L'1 lo porto già a destra, meno 1. Benissimo. Faccio il conto, 3a meno 6a fa meno 3a. È uguale a meno 1. Quindi la a diventerà uguale ad un terzo. Benissimo. Ho scoperto quanto vale la a. La a vale un terzo. Ora devo trovare la b, quindi che faccio? Prendo un terzo e lo vado a mettere qui, al posto della lettera A. Quindi questo diventerà meno 3 per un terzo. Si semplifica tutto e mi rimane meno 1. Quindi meno 1 è la nostra B. Ok? E ce lo scriviamo qui. Eccola qua. Questa è la nostra B. Ora, una volta che abbiamo trovato A e B, ricordiamoci che questi numeri li devo andare a sostituire dentro la funzione. Il giorno dell'esame, non ve lo dimenticate, ragazzi. Ok? Quindi f di x è uguale ad, al posto di a ci mettiamo un terzo, x alla terza, al posto di b ci mettiamo meno 1, quindi scrivo direttamente meno x quadro, l'1 lo sottintendo, e poi c'è il resto, più x meno 1. Quindi questa funzione in x uguale 1 avrà un punto di flesso a tangente orizzontale. Ok, passiamo ad un'altra categoria ancora. Trova il valore di, cambiamo parametro, k, appartenente ai numeri reali, in modo che questa funzione qua, f di x uguale logaritmo naturale di x più a meno x, scusate la forza dell'abitudine, mettiamoci meno a, volevo dire meno k, vabbè, x più k, meno x più 1 abbia in x uguale 3 una tangente parallela alla retta y uguale radice di e x più 2. Oh, e qua la cosa sembra molto più complicato. Quindi una tangente parallela alla retta. Allora, qua ci dobbiamo subito ricordare che una tangente è una retta, quindi chiamiamola retta R, e quest'altra retta chiamiamola retta S.
Quindi ricordiamoci che la retta R è parallela alla retta S se e solo se l'M della retta R è uguale all'M della retta RS. Quindi se hanno lo stesso coefficiente angolare. Ok? Quindi anche qua noi dobbiamo ragionare sul K, quindi K è un parametro. Quindi ci serve una equazione. Esatto, Lorenzo, tangente verticale è un punto di non derivabilità. Ok, allora, il coefficiente della retta R, come lo gestiamo? R è la tangente. Ora, ogni volta che voi sentite parlare di retta tangente, vi deve proprio scattare in testa in modo maniacale il concetto di derivata, perché la derivata è il coefficiente angolare della retta tangente. Quindi questo oggetto lo facciamo diventare la derivata prima, calcolata nel solito punto, questo 3 lo chiamiamo x0, f' calcolato in x0. Deve essere, qui c'è scritto, uguale all'm della retta S. Quindi questa è l'equazione che io devo andare a risolvere. Allora, come al solito ci serve la derivata. Quindi f' di x è la derivata di quel logaritmo che è 1 fratto x più k. Anche se è una funzione composta, dovrei fare la derivata di x che è 1, ma non lo scrivo. Poi abbiamo meno x, quindi la derivata di meno x è meno 1. Ok, questa roba ci sta dicendo che noi al posto della x, al posto di questa x qua in arancione, io ci devo andare a mettere il numero 3. Se qui ci vado a mettere il numero 3, tutta questa roba diventerà uguale all'm della retta S. Ma quanto vale l'm della retta S? Io vengo qua, l'm mi ricordo che è il numero che sta davanti alla x, quindi questo qua è l'm della retta S. Ok, questo numero bruttissimo, lo sto facendo apposta a prendere numeri brutti. Quindi abbiamo, impostiamo l'equazione che 1 fratto 3 più k meno 1 deve essere uguale alla radice di e. Ok, io adesso da qui devo trovare k, quindi che cosa faccio? Prendo l'1 e lo porto a destra. Quindi abbiamo 1 fratto 3 più k uguale a radice di e più 1. Visto che non sono soddisfatto, adesso faccio il reciproco, cioè rovescio queste frazioni, qua sotto ci metto un 1, quindi questo diventerà 3 più k uguale ad 1 fratto radice di e più 1. Ok, a questo punto devo trovare k, quindi prendo il 3 e lo porto a destra, quindi levo il 3 da qua e lo metto qua. Meno 3. Ok, arrivati a questo punto, ragazzi, dovrei fare l'MCM, ma siccome non mi va perché sono pigro, mi accontento e dico che questo è il valore di K, quindi questo è il numero che io devo andare a mettere qua dentro. Quindi riscriviamo la funzione carina sistemata, poi ovviamente vi fate l'MCM se volete, ve lo sistemate. La funzione diventa logaritmo naturale di x più 1 fratto radice di e più 1 meno 3 meno x più 1. Quindi, come vedete, ho trovato il valore del parametro k sfruttando il concetto di parallelismo tra rette. E per quanto riguarda la retta tangente, ho utilizzato proprio il suo significato geometrico, cioè la derivata. Ti direi di trovare la tangente mediante primo sviluppo di Taylor. Sì, esatto, Lorenzo, va benissimo, è la stessa cosa, però a noi qui della tangente in verità ci serve solamente il suo coefficiente angolare, quindi la sua pendenza, non ci serve proprio trovare l'intera equazione, però ecco, se avessi dovuto trovare l'intera equazione, quello mi piace l'idea. Ok, cambiamo un pochino musica. Adesso andiamo a vedere un esercizio in cui possiamo andare a mettere insieme tante cose, ok? Quindi, complichiamo la situazione. Trova A, B, C e D. Questo esercizio lo imposteremo solamente in termini di equazioni, ma non lo andremo a risolvere per una questione di rapidità perché voglio in verità farvi vedere altre cose ancora, ok?
trova A, B, C, D appartenenti ai numeri reali, in modo che, in modo che f di x uguale, mettiamo ax alla quarta più bx alla terza più cx più d, quindi manca x alla seconda, ok? Quindi questa è la nostra funzione, in modo tale che questa funzione faccia queste cose, abbia un massimo di coordinate chiamiamolo M, mettiamo 1, 3. Poi, altra informazione, abbia un flesso orizzontale in, chiamiamolo f di coordinate 2 meno 1, anzi, ti do solamente la x, in x uguale meno 2. Ok, questa è la cosa da impostare. Sì, Noemi, questi sono argomenti quinto anno, esattamente. Tanto vedo che te e Lorenzo state belli belli sul pezzo, ragazzi. Allora, questo esercizio lo andremo ad impostare insieme. Come si ragiona su un esercizio di questo tipo? Innanzitutto contiamo i parametri 1, 2, 3, 4. Quindi abbiamo 4 parametri. Significa che mi servono 4 equazioni. Se mi servono 4 equazioni, vuol dire che dovrò fare un sistema. Quindi prima, seconda, terza, quarta equazione. Allora, sulla base di tutto quello che abbiamo fatto prima, adesso dovremmo essere in grado di capire, come creare queste equazioni. Allora, andiamo per gradi. Massimo, questa è la x del massimo, vedete? Allora, che cosa abbiamo imparato prima? Che la derivata prima, calcolata nel punto di massimo, deve fare 0, perché punti di massimo e minimo sono punti stazionari e annullano la derivata prima. Bene. Inoltre, il massimo, se io lo guardo per intero, è un normalissimo punto, chiamiamolo M, dove passa la funzione. Quindi, se la funzione passa su quel punto, io posso prendere questi due numeri e andarli a mettere dentro la funzione. Quindi vado a creare una nuova equazione che è come la prima che abbiamo risolto oggi, cioè f calcolata in 1 mi deve dare come risultato 3. Stavolta attenzione, è f, non è f', quindi non è la derivata. Benissimo. Quindi dal fatto che avevamo questo massimo di coordinate ci siamo tirati fuori due equazioni. Quindi abbiamo sfruttato anche il passaggio per un punto. Poi, flesso a tangente orizzontale in x uguale meno 2. Quindi anche qui ragioniamo per quello che abbiamo visto prima. Che cosa fa un flesso a tangente orizzontale? Il meno 2 annulla sia la derivata prima che la derivata seconda, quindi scriveremo che la derivata prima, f' calcolato in meno 2, deve fare 0 e che la derivata seconda, anche lei calcolata in meno 2, deve fare 0. Quindi vi ho fatto vedere in questo semplice esercizio come ricavare le quattro equazioni. Adesso, ragazzi, queste quattro equazioni basterà semplicemente calcolarle e poi mettere tutto quanto a sistema, sistema che risolverete con il metodo di sostituzione, di riduzione, quello che volete voi, ok? Però quello che mi interessa è che per voi sia chiaro come io ho costruito queste quattro equazioni. Mi raccomando, fatemelo sapere qua sotto nei commenti se tutto questo è chiaro. Beh,
Detto questo, voglio passare ad un'altra tipologia di esercizi, sempre con i parametri che coinvolgono i limiti di funzione. Ok? Anna Rignani, un gran saluto anche a te, benvenuta in questa live molto molto intima perché siamo pochi. Quindi quando si fanno le cose tecniche scappano tutti, ci sta. Ma d'altra parte quasi tutti hanno ovviamente, tutti quanti hanno finito scuola, tranne magari qualcuno che è un po' più interessato o che deve prepararsi per la maturità. Ma ci sta, ragazzi, vi capisco benissimo. Ok. Vi ricordo comunque, ragazzi, il contenuto è molto molto importante e lo porterò anche su YouTube. Così potrà essere d'aiuto. Allora, qui trova A in modo che f di x uguale a 2 più x alla seconda tutto fratto a x alla seconda meno 1 abbia un asintoto orizzontale di equazione y uguale un terzo. Allora, abbiamo un solo parametro, quindi un parametro ci serve una equazione. Questa equazione si basa sul concetto di asintoto. Qual è la definizione di asintoto? È che il limite per x che tende ad infinito più o meno infinito, in questo caso cambia poco perché è una funzione razionale fratta della nostra funzione, deve essere uguale ad un terzo. Quindi questa è la, chiamiamola, formuletta che dobbiamo applicare. Quindi andiamola ad applicare al nostro problema. Quindi scriviamo il limite per x che tende ad infinito della nostra funzione, quindi 2 più x quadro fratto ax alla seconda meno 1 dovrà essere uguale ad un terzo. Allora, dobbiamo calcolare questo limite. Come faccio a calcolare questo limite molto velocemente? Per calcolarlo velocemente, innanzitutto osservo che sostituendo infinito al posto della x ottengo una forma indeterminata infinito su infinito. Questa forma indeterminata, per scioglierla, osservo che qui abbiamo x alla seconda e qua sotto x alla seconda, quindi abbiamo due infiniti dello stesso ordine di grandezza, quindi che sono veloci uguali. Quando abbiamo due infiniti uguali, che cosa faccio? Prendo i numeri che stanno davanti alla x, quindi qui c'è 1, qui c'è a, e li vado a dividere. Quindi questo limite mi viene 1 fratto a, devo sperare, anzi voglio, che sia uguale ad un terzo. Risolvo questa equazione. Ovviamente, come faccio? Si vede ad occhio che la a vale 3, ma perché la a vale 3? Perché rovesciando le frazioni ottengo che a' è uguale a 3'. Quindi a deve essere uguale a 3. Quindi la funzione f di x deve essere uguale a 2 più x quadro tutto fratto. Al posto di a ci vado a mettere questo a qui, vedete? L'ho trovato, adesso vale 3. Quindi questo diventa 3 che si moltiplica con x quadro e poi meno 1 staccato. Eccolo qua. Questo molto molto semplice. Quindi gli ordini di infinito vi sbloccano il problema, come dice anche Lorenzo. Ciao Giulia Pozzuolo, un saluto. E Gabriel dice: perché sia derivata prima che derivata seconda? Perché Gabriel, quello era riferito al punto di flesso a tangente orizzontale che ha proprio questa caratteristica molto particolare. Cioè sono dei punti che apparentemente sembrano dei buoni candidati ad essere massimi e minimi, ma in verità annullano anche la derivata seconda. Quindi, se io volessi determinare massimi e minimi con il criterio delle derivate successive, questo criterio non sarebbe soddisfatto, quindi vuol dire che lì c'è qualcosa di strano, ok? Però è un normalissimo punto come gli altri, quindi è un punto in cui la funzione è continua, è derivabile, solo che la sua tangente è orizzontale, quindi una tangente piatta. Vediamo un altro esempio, sempre con i limiti. Ne vediamo uno con l'asintoto obliquo, quindi trova
A, B, in modo che la nostra funzione f di x uguale a x alla seconda più bx meno 1 tutto fratto x abbia asintoto obliquo di equazione y uguale 2x più 3. Ok, qui la parola chiave è asintoto obliquo. Ogni volta che parlo di asintoto obliquo devo avere in mente come si calcola il nostro asintoto. Ricordiamo però sempre che come al solito ci sono due parametri, quindi due parametri, quindi ci servono due equazioni. Queste equazioni non sono altro che le formule per calcolare il nostro m e il nostro q dell'asintoto. Quindi impostiamo le due equazioni. La prima sarà il limite per x che tende ad infinito di f di x fratto x deve essere uguale ad m, mentre la seconda equazione è che il limite per x che tende ad infinito di f di x meno mx dovrà essere uguale a q. Ok? Quindi queste sono le due equazioni che dobbiamo impostare. Inoltre, se le equazioni vengono particolari, cioè che non si risolvono al primo colpo, le andiamo a mettere a sistema. Ok? L'applicazione Giulia si chiama Windows Journal, ce l'avevo già installata sul computer nel momento in cui l'ho comprata. Allora, andiamo ad impostare questo sistema, quindi partiamo dalla prima equazione. Pronti a scrivere la prima. Quindi questo diventa il limite per x che tende ad infinito della nostra funzione. Scriviamo a. Anzi, questo limite, ragazzi, me lo voglio scrivere sotto perché ne facciamo uno per volta. Quindi abbiamo limite, facciamo la prima equazione, limite per x che tende ad infinito di ax alla seconda più bx meno 1 tutto fratto x. Questa roba lo dobbiamo mettere uguale ad m e l'm della retta vale 2. Allora, questa funzione, inoltre, come vedete, deve essere divisa per x. Questo fratto x io normalmente lo metto qua come 1 fratto x, ok? Senza che fate la linea grossa col fratto x che si complica tantissimo, non serve a niente, secondo me. Quindi, moltiplicare questa x con questa x, se mi concedete, mi permette di levare questo pezzo e di mettere qua un x alla seconda. In questo modo abbiamo gli stessi ordini di infinito. Quindi, che cosa succede? Stesso discorso di prima, davanti a x alla seconda c'è a, davanti a x alla seconda c'è 1, quindi questo diventa letteralmente a su 1 uguale 2. Quindi ho subito scoperto che l'a vale 2. Benissimo, e ce lo teniamo da parte. Adesso questo 2 posso andarlo a mettere qua dentro nella funzione di partenza. Abbiamo usato la prima equazione, ora andremo ad applicare la seconda equazione, così ci troviamo anche B. Quindi il limite per x che tende ad infinito di la nostra funzione di partenza, quindi 2x alla seconda più bx meno 1 tutto fratto x meno mx, quindi meno m vale 2, quindi meno 2x, vogliamo che questa roba sia uguale a 3. Allora, vado a fare l'MCM, che è x, quindi diventa 2x quadro più bx meno 1 meno 2x quadro, perché qua sotto ragazzi è come se ci fosse fratto 1, quindi x fratto 1 fa x per x quadro. Vogliamo che sta roba sia uguale a 3, sempre con il limite davanti, limite per x che tende a infinito. Allora, se vedete 2x quadro e meno 2x quadro va via. Quindi mi rimangono sempre x alla prima sopra, x alla prima sotto, stessi ordini di grandezza,
Sami dice: quando un numeratore è di un grado maggiore al denominatore c'è sempre un asintoto obliquo. Esattamente, Sami, soprattutto nelle funzioni razionali fratte, questa cosa che tu hai detto succede sempre. Ok? Quindi prendo B. Qui davanti c'è uno sottinteso, li divido, quindi faccio lo stesso giochino di prima. Quindi abbiamo che B' deve essere uguale a 3. Da qui scopro che ovviamente B è uguale a 3. Ok, ho trovato anche B, quindi ho sfruttato entrambe le equazioni. Non c'è stato bisogno di un sistema perché già la prima equazione mi ha trovato A. Ok, quindi non c'è stato bisogno di fare nulla di strano. Allora, adesso abbiamo A e B. Che cosa facciamo? Li inseriamo nella funzione di partenza. Quindi abbiamo la nostra f di x. Che è uguale a, al posto di A ci metto 2x alla seconda, al posto di B ci metto 3x meno 1, tutto fratto x. Questa quindi è la funzione che dovevamo cercare e che poi magari nel vostro problema di maturità servirà a qualcos'altro. Ultima cosa che andiamo a vedere per oggi, dopodiché ci salutiamo, è un esercizio di questo tipo. Determina, quindi trova A in modo che la funzione f di x uguale e alla meno x fratto 10 abbia anzi, più che abbia, facciamo così. Crei una regione di piano compresa tra il suo grafico virgola, l'asse x e la retta x uguale ad A di area sbam. Adesso, qui la situazione diventa un pochino più particolare. Perché diventa un po' più particolare? Perché innanzitutto andiamo a cercare la parola chiave è area e noi sappiamo che ogni volta che c'è da fare un'area nel mondo delle funzioni c'è da fare un integrale. Il problema però, come al solito, come mi dicono spesso i miei alunni, è capire cosa dice il testo e che integrale devo fare? Come lo devo impostare? E soprattutto l'obiettivo poi sarà: questa A quanto vale? Sami dice: quando un numeratore è di un grado maggiore del denominatore c'è sempre asintoto obliquo. Quindi non so, ragazzi, se vi state riferendo sempre a quello. Appunto, ok. Porto più in alto la cosa, che se no non vedo la cosa. Allora, nello studio di funzioni, se non c'è l'asintoto verticale, non c'è nemmeno quell'obliquo. O è meglio farlo? Allora, Noemi, guarda, se non c'è l'asintoto orizzontale, ci potrebbe essere quello obliquo. Però, se non c'è l'asintoto verticale, diciamo che l'asintoto obliquo tu potresti farlo lo stesso. Ti faccio un esempio al volo, Noemi, poi cancello questa cosa e ritorniamo al nostro problema. Se io prendo una funzione fatta così, f di x uguale x alla terza fratto x quadro più 1, ok? Questa funzione asintoti verticali non ce l'ha, ok? Perché il denominatore non si annulla mai, quindi non c'è mai un infinito, un numero fratto 0, mettiamola così. Però l'asintoto obliquo c'è, perché quando tu vai a fare m che è uguale al limite
x che tende ad infinito di x alla terza fratto x quadro più 1, tutto fratto x, cioè per quel famoso 1 su x, questo diventa il limite per x che tende ad infinito di x alla terza fratto x alla terza più x, che fa 1, per i motivi che abbiamo detto prima. Quindi, questo non è scontato. Sicuramente quello che puoi dire è, se c'è l'asintoto orizzontale, sicuramente non c'è quell'obliquo, almeno per queste funzioni classiche che si studiano a scuola, ok? Per quanto riguarda Lorenzo, Lorenzo dice, ma che teorema è? Non so, Lorenzo, a quale teorema ti riferisci. Se me lo scrivi, lo leggo. Comunque, spero di aver chiarito un pochino questa cosa a Noemi. Torniamo al nostro problema, invece, dai. Ovviamente, vi rispondo volentieri se fate domande, ragazzi. Quindi, scusatemi quando non vi rispondo, è perché sono preso dall'esercizio. Allora, cerchiamo di fare un disegno di questa situazione per capire di che morte morire. Quindi piano cartesiano, molto veloce. Quella è una funzione esponenziale che ha un segno meno in alto, quindi questa funzione esponenziale è decrescente. Quindi tutte le funzioni esponenziali hanno questa forma qua, partono da qua e fanno questo lavoro qua e si avvicinano verso l'infinito, all'infinito si avvicinano all'asse delle x. Allora lui ci chiede la regione di piano che è compresa tra il suo grafico, quindi il grafico è questo nero. L'asse delle x lo facciamo in rosso. Il grafico della funzione lo facciamo in viola. Quindi questo in viola. Quindi dice, il suo grafico è quello viola. L'asse delle x è quello rosso e la retta x uguale a la facciamo verde. Ok? Quindi prendiamo la nostra retta. Questo A potrebbe stare da qualsiasi punto, ragazzi, quindi non ci interessa. Lo mettiamo qua, quindi qui c'è un punto A, c'è questa retta verticale. Ok? Quindi lui ci sta chiedendo di calcolare, cerchiamo di essere più precisi. E la retta x uguale a, intendo a destra di A. Ok? Quindi vogliamo calcolare quest'area qua. In realtà noi vogliamo calcolarla, questa è un'area infinita perché continua all'infinito, cioè lui ci dice quanto deve valere questa A in modo tale che questa area sia uguale a 3. Quindi l'area deve essere uguale a 3. Lorenzo dice il teorema che se il numeratore è di grado maggiore al denominatore c'è sempre asintoto obliquo. Ma in verità non è un teorema questo, Lorenzo. Guarda, finisco questo esercizio e poi ci torniamo. Ok, così ti dedico un po' di tempo per discutere di questa cosa. Non è un teorema, è un'osservazione in verità. Allora, cerchiamo di capire. Noi abbiamo detto che l'area è un integrale. Quindi quest'area è un integrale. L'integrale parte da A e va avanti fino a più infinito. Ok, è più infinito perché quest'area continua verso destra, a destra c'è più infinito. Di che cosa lo faccio l'integrale? L'integrale lo faccio della mia funzione, quindi di e elevato alla meno x fratto 10 in dx. Io voglio che questo integrale sia uguale a 3, perché sta scritto qua. L'integrale adesso è uguale a 3. Quindi se io risolvo questa equazione mi permette di capire quanto vale a. Questa si chiama equazione integrale. Allora, andiamo a risolvere questa equazione. La riscrivo velocemente. È l'integrale che va da a più infinito di e alla meno x decimi in dx deve essere uguale a 3. Allora, questo integrale per poterlo calcolare è un integrale immediato, quindi noi vogliamo che qui davanti ci sia la derivata di tutto questo blocco. La derivata di x è 1, quindi io vorrei che qui davanti ci fosse un meno un decimo. Meno un decimo ce lo metto io, ma se metto meno un decimo dentro devo bilanciare fuori mettendo un meno 10 primi. Grazie a questo ottengo che il risultato di questo integrale è il meno 10 che sta fuori che rimane e poi l'esponenziale, quindi e alla meno x fratto 10. Questo deve essere uguale a 3. Allora, questo integrale però deve essere calcolato da a a più infinito.
Come si calcolano gli integrali definiti? Andiamo prima a mettere l'estremo superiore, quindi a mettere questo valore qua. Siccome più infinito non è un numero, ma si deve sostituire, lo vado ad inserire con un limite. Quindi avrò limite per x che tende a più infinito di meno 10 e alla meno x fratto 10. Ok. Poi ci dobbiamo andare a mettere questa a, quindi vado a fare meno. Quindi tra i due estremi di integrazione si mette sempre meno. Adesso andiamo a mettere la a qua dentro, quindi avremo aperta tonda meno 10 e alla meno, al posto di x ci devo mettere a, meno a decimi. Tutta sta roba deve essere uguale a 3. Andiamo a calcolare questo limite. Se io qua sopra vado a mettere il meno infinito, vado a mettere, scusate, più infinito, mi viene e alla meno infinito. E alla meno infinito diventa, ragazzi, 0. Quindi questo limite non ci dà risultato perché ci darebbe 0. Poi abbiamo, guardiamo qua, meno meno che fa più, manca un 10. Benissimo. Allora, che cosa faccio? Stesso discorso, divido per 10. Divido per 10. Quindi abbiamo che a alla eccolo, adesso comincia lo stato di rincoglionimento, Molto bene, quindi e alla meno a decimi deve essere uguale a 3 decimi. Applico come prima il logaritmo, quindi senza che lo riscrivo ottengo che meno a su 10 è uguale al logaritmo naturale di 3 decimi. Adesso cambio segno là, quindi cambiamo segno e lo mettiamo qua davanti, moltiplichiamo per 10 e moltiplichiamo per 10. Ovviamente il 10 lo mettiamo davanti al logaritmo, stesso discorso di prima. Quindi abbiamo che a è uguale a meno 10, logaritmo naturale di 3 su 10. Grazie mille Noemi per l'aiuto perché me l'ero perso alla grande. Quindi questo è il valore di a. Adesso velocemente dico a Lorenzo la questione dell'asintota orizzontale. Se noi abbiamo il limite per x che tende ad infinito di questa funzione x più 1 fratto x, questo qui fa 1 e quindi io dico che y uguale 1 è l'asintoto orizzontale. Adesso però guarda che succede. Se questa funzione diventasse, quindi vado a fare il limite per x che tende ad infinito di x quadro più 1 fratto x, questo fa più infinito. Perché fa più infinito? Perché questo oggetto crea un infinito più grande, più potente rispetto a quello sotto che è un semplice x alla prima. Ora, se tu ti vai a ricordare la formula del coefficiente angolare dell'asintoto obliquo, quindi m è il limite per x che tende ad infinito della funzione diviso x. Ora, questo diviso x ha un effetto particolare. Questo diviso x aumenta di 1 il grado del denominatore. Quindi, se questo x alla prima riesce a tornare ad x alla seconda, io il limite lo riesco a fare ottenendo un valore finito. Infatti, vediamo che diventa limite per x che tende a più infinito di x quadro più 1 fratto x. Poi dovrei fare fratto x, ma lo scrivo come 1 su x. Vedi che scrivendolo così, questa x, che sarebbe questa, quando si va a moltiplicare, mi crea il limite per x che tende a infinito di x quadro più 1 fratto x quadro. Quindi, mentre prima non potevo fare niente, adesso grazie a questa x che ho messo qua sotto, il grado è aumentato di 1. Essendo il grado aumentato di 1, gli infiniti sono uguali e posso dire che il limite ha un valore finito. Quindi 1 è uguale all'm del mio asintoto obliquo. Quindi, in verità, questo non è che è un teorema.
ma si basa sempre su un concetto di gerarchia degli infiniti, chiamiamola così. Quindi la formula dell'asintoto orizzo obliquo per trovare il suo coefficiente angolare aumenta di un grado il denominatore. Se questo aumento mi permette di creare due infiniti grandi uguali, riuscirò ad ottenere un valore finito. Questo però non sta scritto da nessuna parte, perché se al posto di x alla seconda, in questa funzione qua che adesso ti sto indicando, al posto di x alla seconda, c'era scritto x alla terza, non ne sarei comunque uscito, perché anche aumentando di un grado il denominatore avrei avuto un x alla terza sopra, un x alla seconda sotto, e quindi il risultato sarebbe stato sempre infinito e non avrei ottenuto nessun valore di m. Esatto, non è sempre vero, perché se la differenza di gradi è maggiore di 2, questo discorso non vale. Esattamente, cioè non è una cosa fissa. Normalmente le funzioni per come sono fatte, cioè quando ti viene dato un esercizio dove si vuole, cioè chi ti dà il problema ti vuole che tu tiri fuori l'asintoto orizzontale, ti darà una funzione che ha un divario, quindi una differenza di gradi che è pari a 1. Però questo non sta scritto da nessuna parte, perché se tu c'hai al numeratore un x alla terza e al denominatore un x alla prima, tu ti puoi ammazzare quanto vuoi, non avrai mai un asintoto obliquo che abbia un coefficiente angolare finito. Ragazzi, detto questo, io vi ringrazio tantissimo per il supporto che mi avete dato, anche se in questa live siamo stati pochi. Quindi vi ringrazio, vi do un bacione. La funzione che ho dovuto studiare all'esame in analisi 1 era terribile. Certo, ti credo, Lorenzo, magari ci metti di mezzo un arco tangente, ci metti dentro qualche funzione tipo seno, coseno, esponenziali, cioè mischi un po' tutto. Diciamo che la live di oggi era un po' di livello base, quindi quello che volevo è fornire proprio la tecnica in senso stretto per gestire alcune situazioni che capitano molto frequentemente all'interno dell'esame. Quindi, detto questo, ragazzi, non mi rimane che augurarvi una buona serata, ringraziarvi per il supporto, andatevi ad iscrivere sia su TikTok che su YouTube e noi ragazzi ci vediamo alla prossima live, al prossimo video. Quindi, ciao belli!